4 di marzo al 4 di giugno la tanto attesa mostra sul Guercino in città. Sono due le sedi privilegiate per questo evento, la prima Palazzo Farnese. A Palazzo Farnese, nella Cappella del Caramosino, arriveranno oltre 20 opere del grande artista emiliano, in modo particolare provenienti da fondazioni, da enti privati, da gallerie, e poi un convegno di studi di rilevanza internazionale che vedrà esperti da tutto il mondo sulla figura dell'artista, che si terrà appunto sempre nell'ambito di Palazzo Farnese. Il secondo momento molto importante qui in cattedrale, ci troviamo proprio ora sotto la cupola decorata dal Guercino. Ricordiamo appunto come Guercino arriva a Piacenza nel 26 e impieghi quasi un anno in questa importante impresa decorativa. Arriva dopo la morte del Morazzone, che aveva avviato questo lavoro, completa i sei spicchi con i profeti, scende, completa le lunette con le sibille e le quattro scene della vita di Cristo. Un capolavoro straordinario che farà scuola e che appunto vogliamo celebrare proprio l'anno prossimo con questa importante iniziativa. L'idea è proprio quella di attraverso la valorizzazione della cupola valorizzare l'intera cattedrale e per far questo abbiamo inteso riportare in vita, se vogliamo, questi percorsi interni che sono lunghi oltre 400 metri che salendo all'interno dello spessore delle murature consentono di raggiungere i vari livelli, quindi prima i matronei e poi anche i sottotetti della navata centrale e dei transetti, e da lì affacciarsi attraverso le gallerie su tutta la città. E porteremo quindi i turisti proprio lassù, quindi sulla galleria, su questo anello che circonda la cupola, su cui poggia di fatto la cupola, e da lì appunto questa visione ravvicinata con questo ciclo decorativo di appunto straordinaria bellezza. Quindi davvero i turisti potranno anche vivere questa emozione, questa fascinazione del vedere da vicino queste opere che invece da questa posizione possono essere solo viste di scorcio e quindi non apprezzate pienamente. Oltre a questo ci sarà anche un corner con all'interno due postazioni multimediali con due occhiali di nuova tecnologia che consentiranno anche qui, stando a questa quota, un'esperienza immersiva a 360 di visualizzazione della cupola. Quindi ecco un progetto ambizioso al quale davvero tutta la città sta credendo, per primo certamente la Fondazione di Piacenza Vigevano che ne è il maggiore sponsor e sostenitore, e poi ovviamente il Comune di Piacenza e la Camera di Commercio, oltre a Credit Agricole Cariparma che è certamente tra i maggiori sponsor. Tutta questa iniziativa ha davvero l'intento di creare poi un'offerta permanente anche in cattedrale, quindi nel tempo ci auguriamo che questo percorso possa essere reso stabile e che possa davvero diventare un elemento di forte attrazione, possa essere un elemento che consenta alla città in qualche modo di essere pienamente restituita alla città. Ricordiamo in fin dei conti che la cattedrale è stata appunto voluta fortemente dalla comunità di Piacenza nel Medioevo e questa comunità ha sempre concorso alla sua manutenzione, alla sua cura. Ecco, è molto importante che torni questo senso di appartenenza, questo senso di comunità intorno alla cattedrale, che in fin dei conti è il primo monumento spirituale ma anche civico. Questo è il lato sinistro del transetto, siamo
all'interno della Cappella della Madonna del Popolo. Questo sarà l'ingresso ufficiale al percorso di visita della mostra. Qui verrà realizzata una rampa che consentirà di raggiungere in sicurezza anche per i disabili la quota del presbiterio, quindi sarà una rampa che avrà uno sviluppo di 25 metri e che in qualche modo perimetrerà anche questa parte del transetto. A questo punto i turisti potranno avvicinare l'altare del Vagarotti e appunto accedere a quella quota che appunto solitamente è poi riservata al clero. Potranno accedere al presbiterio che verrà perimetrato per tutta la zona riservata alle messe solenni. Quest'area sarà ovviamente opportunamente perimetrata, quindi il flusso di visitatori potrà passare all'interno del coro, però da qui ovviamente c'è anche questo sguardo preferenziale su questo meraviglioso polittico e altrettanto alzando gli occhi al cielo c'è la possibilità di ammirare da una posizione davvero molto più ravvicinata rispetto a quello che non sia poi la navata centrale e anche gli affreschi del Carracci e del Procaccini. E da qui poi accediamo alle sagrestie, quindi l'antisagrestia e poi a destra il portale che immette nelle due sagrestie, quella rettangolare e quella ottagonale, sono sagrestie di metà Ottocento su disegno del Perrault che ospiteranno questa sala multimediale. Ci troviamo all'interno della sagrestia ottagonale, è uno spazio estremamente bello con questa volta con questo traforo neogotico e qui verrà appunto realizzata questa sala multimediale. Potete immaginarla come una sorta di offset rispetto alle murature della cappella, con quindi un ottagono nero alto circa 3 metri, entro il quale saranno montati una serie di monitor, un video wall, una serie di monitor per una lunghezza di 10 metri, dove viene raccontata questa impresa decorativa da parte del Guercino e della cupola. Sarà proprio il Guercino in prima persona, un ritratto che si animerà e che in qualche modo porterà il turista virtualmente sopra i ponteggi e dai disegni preparatori si arriva alle sinopie e le sinopie piano piano vanno a vestirsi con l'immagine ultimata, con il disegno definitivo della cupola. Quindi è un momento di grande emozione, insomma, accompagnato da musiche di Monteverdi, in modo che ripercorriamo davvero quei primi anni del Seicento, in cui appunto il Vescovo Linati chiama Guercino a Piacenza per questa grande impresa. Quindi si entra già, insomma, anche nell'approfondimento di quest'opera prima di poi vederla di persona attraverso le scale e quindi l'accesso ai mattonei e alla cupola. Diventa esattamente l'anteprima proprio di questo affaccio, cioè il turista nel momento in cui poi ha la possibilità di salire, di fare quindi il percorso che andiamo ora a vedere, arriva lassù già preparato, ha già un'idea molto precisa dei tempi, delle date, di questa tecnica che qui il Guercino sperimenta per la prima volta, perché lo vedremo poi, davvero è una sorta di incrocio tra un affresco e una tempera e quindi come dire, davvero entra in una terza fase della sua vita artistica e ci entra proprio con la cupola di Piacenza. Anche se il visitatore a questo punto non sa ancora quale sarà l'emozione che l'aspetta nel vedere questi meandri, e questa è un'altra parte bellissima, no, di questa mostra, quello di vedere luoghi che assolutamente in genere non si vedono di una cattedrale e che invece ne sono proprio l'anima in qualche modo. Sì, peraltro credo che Piacenza da questo punto di vista, proprio quindi di questa percezione tridimensionale della muratura, no? La muratura non è uno spazio finito, ma è uno spazio che consente di superare i vari livelli.
diventa fondamentale per le, anticamente era fondamentale per raggiungere i matronei, ma anche per fare le manutenzioni ad alta quota della cattedrale. E molti studiosi, la Romanini in particolare, sono concordi nel dire che è un elemento che fa fortemente riferimento alle architetture normanne, proprio per le influenze che arrivavano dalla Via Francigena. È evidente che questo è un elemento che andava valorizzato, è un elemento che rende davvero unica la nostra cattedrale. Mettiamo insieme la cupola del Guercino con questi percorsi di salita all'interno delle murature e abbiamo realizzato la mostra. Allora, proseguiamo. Qui ci troviamo sopra il sottotetto della navata laterale, quella di destra della cattedrale, e qui abbiamo cominciato a realizzare questa prima traccia di percorso che il pubblico potrà fare accedendo alla navata laterale da sotto al campanile. Quindi c'è un primo sguardo che è possibile alzando gli occhi verso tutta questa poderosa struttura lignea che è la scala che porta alle campane. Poi si accede da quella porticina in fondo e appunto continuando lungo questo percorso si attraversa tutto questo sottotetto. Qui vedi davanti a noi queste quattro scatole che sono il tamponamento, la chiusura dei quattro matronei voluta dall'architetto Guidotti intorno appunto alla fine dell'Ottocento. E qui adesso in questo modo casualmente distribuiti sopra le volte ci sono tutti questi stemmi, queste lapidi che sono proprio frutto di quel restauro stilistico, chiamiamolo così, messo in campo appunto da Guidotti a fine dell'Ottocento, quindi ha smantellato di fatto tutti questi altari laterali della cattedrale e tutto questo materiale è venuto proprio a finire qui. Allora l'idea è che questo sia non solo un punto di passaggio per poi raggiungere in alto la cupola, continuando il percorso all'interno di queste scale nello spessore della muratura, ma anche di ricostruire proprio una sorta di percorso archeologico, no, se vogliamo. Non sarà un vero e proprio museo, manterranno questi pezzi una disposizione casuale. Abbastanza casuale, sì. Quindi poi qui il visitatore cos'altro troverà in questo frammento di percorso? Questo percorso va immaginato finito con una perimetrazione qui a lato, una sorta di balaustra qui a lato, che non consentirà di fatto di accedere a quell'area, e contro invece questi tamponamenti ci saranno delle proiezioni con un sottofondo musicale, quindi tutto creerà una certa enfasi che appunto accompagna poi al grande affaccio sulla cupola. Quindi qualche modo il pubblico proviene da lì, sì. Noi proseguiamo, cioè facciamo un altro neo e andiamo verso. Proseguiamo, c'è un primo affaccio qui a questa quota che siamo a circa 15 metri, quindi questo primo sguardo sulla navata centrale della cattedrale. E poi usciamo, riprendiamo una scala a chiocciola per raggiungere il sottotetto del matroneo, altri diciamo 7-8 metri più in alto.